Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video vuole essere un promemoria per tutti coloro magari si fossero persi il precedente, dove annunciavo, tra le tante grosse novità che a fine settembre Amazon ha presentato sul mercato, vi volevo dire che finalmente i nuovi Echo di quinta generazione sono disponibili anche qui in Italia. Abbiamo le due versioni, l'Echo di quinta generazione senza orologio e con orologio. Fondamentalmente l'estetica, il vestito del prodotto è rimasto uguale. Abbiamo sempre la forma sferica, ricoperto in tessuto, poca plastica, naturalmente riciclata, ma i veri cambiamenti sono all'interno del vostro dispositivo. Abbiamo 5 grosse novità su questi Echo. Partiamo dal sensore di temperatura interno del prodotto. Questo fa sì che noi possiamo creare delle routine dove quando il sensore di temperatura interno rileva che all'interno, ad esempio, ci sono 30 gradi, per dire in estate, possiamo far partire in automatico il nostro climatizzatore. Alt, non è che l'Echo messo lì ve lo fa partire in automatico. Serve, ad esempio, faccio un esempio, Sensibo, e ho fatto un video dedicato a questo prodotto, che vi gestirà il vostro climatizzatore, oppure il Panamalar, oppure il Brodrink, insomma ci sono tanti IR Smart che possono andare a comandare il vostro climatizzatore. E naturalmente, una volta rilevata questa temperatura, l'Echo comunicherà al IR Smart che avete deciso di acquistare. Io vi consiglio personalmente il Sensibo, che è dedicato solo per i climatizzatori e vi fa qualsiasi cosa e anche di più. Gli dirà di partire. Viceversa, quando in inverno, ad esempio, rileverà una temperatura troppo bassa, potrà far partire la pompa di calore. Ma procediamo con le novità. Altra cosa, c'è il rilevamento di movimento tramite ultrasuoni. Questa funzione ve ne avevo parlato in un video passato, dove poteva essere utilizzata anche come, tra virgolette, antifurto, come sistema di sicurezza, perché nel momento in cui non rileva nessuno in casa, può spegnere le luci di casa che sono rimaste accese. Mentre invece se parliamo dell'Echo con il display, abbiamo un display molto più ampio, mi sembra 5x21 LED. Questo permette non solo di avere l'orario e la temperatura, ma di avere anche i brani che in quel momento state ascoltando, quindi l'artista e il titolo della canzone, e molto altro ancora. Ma se scaviamo all'interno e togliamo il vestito a questo fantastico prodotto, abbiamo la parte audio che è stata migliorata ulteriormente. Bassi più profondi, un suono molto più avvolgente. Amazon promette che con questo prodotto si sentirà la differenza con i suoi predecessori grazie agli speaker utilizzati, al nuovo driver utilizzato all'interno. L'ultima novità è la funzione touch di questo prodotto. Toccandolo nella parte superiore avete la possibilità di fermare una sveglia, un timer o di mettere in pausa una canzone o ancora di terminare una chiamata. Bene ragazzi, vi volevo fare questo video per ricordarvi che finalmente questi prodotti con queste magnifiche novità caratteristiche sono disponibili sul sito Amazon. Vi lascio qui sotto in descrizione i link per poter acquistare questi prodotti e io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!